Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riesco a filmare questo video che, come constaterete, è da tantissimo tempo che ci lavoro. Ho deciso di mostrarvi, grandi linee, la mia giornata tipica dal punto di vista alimentare qui al mare. La mia giornata tipo inizia la sera prima. La sera prima preparo in una ciotolina un mix dei miei vari semi che uso sempre nella colazione, che come sapete io prendo My Protein, e sono semi di lino, noci, semi di canapa, polline, tutti i vari semi e granaglie che sapete che compongono la mia colazione. Li metto in una ciotolina perché questa è una cosa che richiede un pochino di tempo, soprattutto alla mattina quando sei un po' rincoglionito, stare lì a mischiare tutto. In una ciotola, che poi sarà la ciotola della mia colazione, sminuzzo delle gallette e aggiungo un cucchiaio di semi di chia. Il motivo per cui uso le gallette è che sembra come mangiare riso soffiato, ma non comprando il riso soffiato, ma comprando le gallette spendo la metà, se non un terzo. Questo perché la mattina mi sveglio molto presto, soprattutto quando devo andare al mare con i miei. La mattina la sveglia è verso le 6:15, 6:20, perché i miei vogliono essere al mare alle 8:30. Non abito sul mare, non ho la casa a Porto Venere, ho la casa sulla strada per Porto Venere, più vicino alla Spezia. Quindi la mattina bisogna prendere la macchina, arrivare lì, trovare parcheggio, quindi ci si impiega un po' di tempo. Per questo motivo mi sveglio così presto perché io amo godermi la colazione, per me la colazione è il pasto più importante della giornata e il pasto che mi soddisfa di più durante la giornata. Dipende, se mangio la pizza la sera magari no. Per questo motivo preferisco svegliarmi presto e sacrificare qualche ora di sonno a letto, perché poi tanto le faccio sullo scoglio quando arrivo al mare. Quindi la mattina mi sveglio e faccio colazione. Alla ciotola con le gallette aggiungo lo yogurt. Io prendo lo Skyr, come sapete è il yogurt greco della Lidl, che ha gli stessi valori nutrizionali e ingredienti del Fai o di qualunque altro yogurt greco che trovate al supermercato, ma costa la metà. Quindi uso questo e lo mischio alle gallette tutto e crea un pappone. Sì, magari qualcuno lo può trovare disgustoso, per me è molto buono, anche perché poi ci aggiungo i miei semi e faccio la mia salsina al cioccolato, che è semplicemente 10 g di cacao amaro e acqua. A chi la fa per la prima volta potrà sembrare molto amara, lo è cacao amaro e acqua, non c'è niente per dolcificarlo, quindi se volete dolcificarlo aggiungete pure miele o sciroppi d'agave o non so, magari provate a farla con latte, se vi piace di più fate quello che volete. Ecco come mi alleno in vacanza. E aggiungo dei frutti di bosco congelati che tiro fuori prima, magari appena mi sveglio, così che si sciolgono e acquistano un po' di gusto, perché secondo me se si mangia qualcosa di congelato non ha gusto perché è soltanto freddo, invece se si sono un po' sciolti, si sono un po' amalgamati nel loro sughetto, insomma, avete capito, sono più buoni, un pochino più sciolti. Prima di iniziare la mia colazione, nel mentre che preparo tutto, mi bevo una tazza di tè caldo. Sì, è estate, lo so, ci avete ragione, però mi bevo una tazza di tè caldo. Questo perché magari tiepida adesso e non bollente come d'inverno, però è qualcosa che mi piace per iniziare la giornata con calma. Iniziare a mangiare non mi piace, a me piace arrivare in cucina, fare un po' di cose, farmi una tazza di tè, iniziare con calma. Infatti io praticamente faccio colazione in mezz'ora e 40 minuti, le persone mi odiano. Giornata di mare inizia e arrivo a Porto Venere verso le 8:30.
Qui ci sono le barche dei ricastri. Qui stanno costruendo qualcosa, non so che cosa, un evento. E questo è il mio mare. E quello è il mio scoglio. Buongiorno. Sì, vabbè, ma io preferisco questo. Questo è il mio scoglio. Oggi è un po' sporca, un po' tanto sporca. La mia mattinata è molto basic, consiste in stare stesa su uno scoglio, nuotare, stare stesa su uno scoglio, dormire, leggere, fare le parole crociate o fare una passeggiata per Portovenere, non faccio niente di particolare. Quando torno a casa, perché torniamo a casa per pranzo, soprattutto quando ci sono i miei genitori, perché la canicola tra le mezzogiorno e le 4 la vogliamo un po' evitare, ci prepariamo il pranzo. Adesso vi faccio passare alcune ricette, piatti, pasti che mi sono preparata in questo mese, che ecco perché vi ho detto che questo è un video su cui ho lavorato molto, perché prima di farlo ho collezionato molte ricette, molti pasti, per mostrarveli in questo video. Allora, iniziamo con una pasta basilico. Questo è un basilico che compro sul Carrugio di Portovenere ed è un basilico senza conservanti, soltanto con ingredienti naturali e freschi, ed è buonissimo. E non c'è alcun paragone nemmeno con i pesti super costosi che ho preso da Italy quando li trovo a sconto. E questo pasto è semplicemente una pasta con spaghetti, in questo caso con il pesto, perché non volevo aggiungerci cose per cambiarne il gusto, perché è troppo buono così. Ti piace? Ti piace il pesto? Cosino! A me piace. Un altro pasto che ho fatto è la mia carbonara fit, alla quale però aggiungo delle zucchine. Una cosa che faccio spesso è arrivare a casa e prima di aprire il frigo per capire o scoprire cosa mangiare per pranzo, affetto delle zucchine e le metto su a cucinare, perché voglio che la base di ogni mio pasto sia con verdure, perché durante la giornata magari tendo a bere di meno, perdo sali minerali, quindi voglio reintegrare tutto anche con verdure e fibre, quindi molto importante secondo me. E come sapete la mia carbonara fit è fatta con pasta, un uovo, bresaola e in questo caso pecorino. Un'altra ricetta che ho fatto è che, avendo trovato mezzo avocado in frigo, non sapevo bene cosa farci, ho fatto una specie di purea di avocado mettendo in una ciotola mezzo avocado, lime, cipolle e quark, e mescolando il tutto con una forchetta e poi con un cucchiaio è venuta questa specie di purea. Non avendo il multimix ho dovuto fare così, ma se lo avete utilizzatelo, perché secondo me sarebbe venuta molto più cremosa. E semplicemente ci ho buttato dentro i gamberetti, dei pomodorini e la pasta. Come avete capito, la pasta è un elemento fondamentale. Infatti anche questa ricetta è una pasta. Questa è una pasta che è semplicissima, con quark, zucchine e delle noci del Brasile. Come vedete le zucchine sono onnipresenti. E infatti anche in quest'altra, che è una pasta alle vongole. Questo è un panetto di vongole che ho preso alla Metro, ed è un panetto da 500 grammi che ho fatto per me e per Jimmy. Praticamente lo apro, lo metto congelato in padella, nel frattempo che cucino le zucchine e taglio i pomodori e la cipolla, e questo si scioglie. Io personalmente ho tolto un po' di acqua di cottura, perché insomma le vongole non ci impiegano niente a cucinare, e nel sciogliersi era venuto un brodo così di un litro, quindi ne ho tolto un bel po' e semplicemente ho fatto rapprendere, versato i pomodori, versato le zucchine, amalgamato il tutto con la pasta, saltato in padella e servito, sia per me che per Jimmy, che però non ha messo le zucchine. Le linguine, fantastico. E invece come pasti fuori, perché ogni tanto
soprattutto quando c'era Veronica, quando è venuto Jimmy, abbiamo passato tutta la giornata al mare, quando abbiamo visitato le Cinque Terre o anche soltanto Porto Venere in giornata. Quindi un pasto che avete visto molto spesso è il solito riso, tonno, avocado, ceci, pomodorini e rucola ogni tanto, se ce l'avevo in frigo. E oppure ho anche provato a variare facendo del riso integrale con fagiolini avanzati la sera prima, carote, uovo, albume e bresaola avanzata. Spesso i miei pasti, i miei piatti sono un mix, miscuglio di quello che avanza in frigo, di quello che c'è. E in questa casa tutti mangiano. Solitamente con i miei il pomeriggio si trova qualcosa da fare senza tornare al mare, si va al supermercato, si va a fare un giro, si va di qua, si va di là, hanno sempre qualcosa da fare e spesso io nel pomeriggio o seguo loro o mi metto a leggere oppure passo la giornata in modo alternativo, ad esempio sono andata a fare delle passeggiate, dei percorsi qui che ci sono. Pattini, Luna. Ehi, mi sta pettinando. Oppure ritorno al mare, dipende da cosa voglio e di cosa mi sento. Quindi le giornate variano e sono vaghe. E infatti diciamo che dipendentemente da quello che decido di fare varia anche il momento della mia merenda. Allora, solitamente la mattina mi porto sempre un frutto. Un frutto, niente di particolare, niente di troppo pesante, perché comunque sono un continuo su e giù dall'acqua ed è giusto qualcosa per sgranocchiare qualcosa, tenermi su, insomma, così. Se ho fame, ho un frutto. Mentre per il pomeriggio dipende, a volte mi porto in giro la prima cosa che trovo in frigo. Ad esempio una volta mi sono portata dei ceci che erano avanzati e un uovo che ho mangiato con delle gallette. Oppure ho comprato all'Esselunga questi succhini, questo qui ad esempio uno di melograno che è 100% melograna e ottimi. Mentre se faccio merenda a casa, e solitamente se questo succede se ritorno al mare tipo verso le 4, anticipo la merenda, non ho voglia di portarmi la roba in giro, quindi piuttosto la faccio a casa prima, perché magari ho anche fame e dopo il pisolino io ho sempre fame. Posso pranzare, dormire 10 minuti e dopo fame. Solitamente una merenda che mi è piaciuta molto in questo periodo è stato semplicissimo quark, frutta, pesca, frutti di bosco, qualunque cosa, una spolverata di cacao e il burro di mandorle. Quindi qualcosa di molto basic, semplice, ma davvero delizioso. Formaggio. Oppure ogni tanto ci siamo fermati anche a Languraro, che è un baracchino che vende fette di anguria lungo la strada, e queste sono scelte, le paghi 3 euro l'una, però sei sicuro che mangi un'anguria davvero buona. E la cosa più triste della vita è mangiare un'anguria che non sa di niente. E poi le cene sono varie, vaghe come i pranzi, ad esempio questa insalata con avocado, ceci, pomodori, insalata, patate e pollo invece del tonno, perché insomma a cena preferisco più qualcosa di più consistente rispetto alla cosa in scatola, che tendo sempre a limitare. Oppure una carne rossa con zucchine e farinata. La farinata è un street food, possiamo dire, tipico di qui. Farina di ceci, acqua, sale, un litro d'olio, come al solito, però è deliziosa e l'ho presa molto spesso in questo periodo, soprattutto con Jimmy, quando magari tornavamo dal mare la sera tardi, 8:30, e di mettersi a cucinare non se ne aveva tanta voglia, allora prendere qualcosa così al volo dal panettiere, che faceva senza glutine, è molto più easy. Una ricetta buona, buonissima, che ho testato la prima volta quando era venuta Veronica, è questa montagna di cibo che gli ho adorato, perché è verdure, zucchine e carote, saltate con degli albumi e curcuma, riso basmati, salsa di pomodoro che non è cruda, è riscaldata in padella, e questa ricotta, che è ricotta di bufala, e ve lo giuro, è deliziosa, troppo buona. Davvero, davvero consigliata. Oppure abbiamo provato a prendere delle volte degli hamburger quando davvero, davvero eravamo stanchi e non avevamo voglia. Questi sono hamburger che ho preso alla metro. Abbiamo provato gli hamburger di Chianina e gli hamburger di
Angus. 25, medaglia anche per la squadra azzurra di Sciabola, terza dopo aver battuto anche loro la squadra statunitense. Adesso vediamo chi cambia e chi... Buon appetito! A te! Un'altra cena tipica che conoscete, che faccio spesso, è riso macinato, verdure, basic, ottima. Non sono mancate le pizze, anche se qui a Spezia non c'è una pizzeria decente. Ho avuto un'esperienza tristissima con la pizza quando sono andata in un ristorante qui a Spezia, molto pretenzioso, ma la pizza era disastrosa, cosa senza glutine, proprio volevo piangere dopo, e per me rovinarmi la pizza è la cosa più triste che mi potevi fare, cioè potevo farmi una cattiveria, rovinami la pizza. Però per fortuna siamo andati a Forte di Marmi a fare serata con Jimmy e ci siamo fermati in una pizzeria lì, e lì davvero ho mangiato una pizza strepitosa, quindi meno male, mi sono un po' rifatta su questo. E ovviamente, come avete visto anche negli ultimi video, non sono mancate le cene fuori al ristorante di pesce, che quelle sono... Diciamo che le mie giornate variano dipendentemente dalle persone con cui sono, i miei genitori, Veronica o Jimmy. Ho fatto cose diverse, ci siamo comportati in modo diverso. Diciamo che quando sono con i miei genitori magari ho cucinato più a casa perché si facevano meno cose, mentre quando ero con Veronica o con Jimmy, che comunque si faceva di più, soprattutto con Jimmy che si stava magari fuori più a tardi, ci si godeva il tramonto fino alle 8, 8 e mezza in spiaggia, ci siamo più lasciate andare nel prendere cose un po' particolari, tipo farinata ogni sera, ci sta. E niente, io vorrei concludere qui questo video, spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto girare questo video e tenervi questa specie di resoconto con così tante ricette. So che gli ultimi video non sono stati utili, ma più tipo travel vlog, un po' noiosi magari per chi è venuto sul mio canale per altri motivi. Quindi spero davvero che questo video vi sia utile, io vi saluto. Quando voi vedrete questo video io sarò partita con Jimmy per il Portogallo, quindi noi ci vediamo quando ritorno, e tante buone vacanze a tutti.